Ben ritrovati, siamo qui come sempre a Castellanza, via Marconi 23, con Mirko. Ciao a tutti. Dopo le vacanze siamo rientrati e niente, come sempre anche oggi vi presenteremo una carrellata del nostro stock, dei nuovi arrivi, dei consigli per eventuali investimenti. Vi faremo vedere magari anche qualcosa della sezione borse e niente, poi mano a mano vi spiegheremo e vi daremo tutti i dettagli. Abbiamo una selezione di Daytona, questo 1996 Seriale S, quindi un Seriale Patrizi, già leggermente virato, nocciolino. Abbiamo un altro seriale, questo è un Seriale W, sempre Patrizi. Purtroppo qua è stata persa la garanzia, si può fare un service al limite, però un W a 23.000 euro, prezzo secondo me molto molto basso. E poi abbiamo un floating 1900 89 floating, condizioni, dovrebbe essere un seriale L, quindi condizioni perfette, quindi quinta scritta staccata, orologio rarissimo, prodotto solo per un anno, Satinato, bracciale satinato, vedete vecchia qui chiusura. satinato lucido qua, satinato vecchia chiusura, eccolo qua, super full set, orologio veramente bello. Sapete che questi stanno già chiamando i nuovi Paul Newman. Quando i Paul Newman li vendevamo a 60-70 mila euro e ci dicevano che eravamo esagerati, adesso gli stessi orologi dopo 10 anni sono 250-300 mila euro. Questi orologi che trovate intorno ai 70 mila euro e vedrete, fra qualche anno li vedrete alle aste a 200 mila euro. Vedrete se mi sbaglio. E poi come ultimo vi tiro fuori una chicca veramente, seriale W, quindi la referenza più bella del Patrizi, con un quadrante, con i contatori cioccolato fondenti, non ho mai visto uno così in vita mia. Questo è appunto è un seriale W, 1995, Patrizi, ha un prezzo veramente interessante, venite a vederli, alcuni sono fuori 80.000 euro, noi scendiamo di qualche decina di migliaia di euro, penso sui 60.000 euro riuscire ad averlo, ma però ha i quadranti cioccolato completamente omogenei, di una bellezza che quando l'ho visto è rimasto veramente scioccato, venite quindi a Sì, provarlo. queste sono una carrellata di Zenith, Ne abbiamo anche sono delle altri, chicche da eh? intenditore. Quando sentite usare determinate terminologie, non è per fare i simpatici, sono termini che sono collezionisticamente parlando riconosciuti, tipo dal Esatto. I Nocciolino, Patrizi, Patrizi, cioccolato cioè. fondente, sì, sono modi di dire, sono in gergo dell'orologeria degli appassionati, si sa. Io però bene a questo punto, visto che abbiamo il primiero, farvi vedere quel Sì. super oggetto. Sì, questa è una super chicca, perché di questi veramente non so quanti se ne possano trovare. Scatola È completo originale. di tutto qua della sua scatola. Contro Purtroppo il cliente ha scatola perso bollinata. la garanzia, però vi voglio far vedere questo oggetto pazzesco. Questo è un floating porcellana. A noi ci è arrivato, poi abbiamo provveduto noi a fare un estratto da Carlo Pergola, noto notissimo a livello europeo, periziatore di orologi importanti, lo facciamo vedere, Sì, la perizia completa. perizia completa, magari copriamo i seriali, vabbè, scatola che mi traga al Sì, per 200, far c'è vedere che tutto il suo comunque libretto, orologio veramente in condizioni, conosciuto a guardate che roba, livello quindi internazionale, non ha bisogno di presentazioni. scala 200, quinta scritta staccata, porcellana, tutto autenticato, purtroppo non ha la garanzia, non so che niente l'ha persa, però venite a trovarci, facciamo un prezzo incredibile. Siamo fuori a 65.000 euro, però qualcosa vedrete In questo che caso riusciamo non a è fare. stato toccato, l'orologio No, non è stato mandato in no, laboratorio, l'orologio è così com'è, ancora come così com'è, piace agli come piace agli appassionati. appassionati, non è stato lucidato, via. Poi se non vuole lo mandiamo al nostro laboratorio specializzato a Milano, lui è in grado di rimetterlo veramente a nuovo senza rovinarlo, però noi abbiamo deciso di lasciarlo così. Quindi questo è rarità. Poi seriale R, quindi serie R di Roma, è il seriale quello giusto dei floating porcellana. Come avete visto nello stock, abbiamo diciamo una fornitura trasversale per quello che riguarda l'ipotetica clientela, perché quando si parlava di moderni, diciamo che uno può acquistarli anche solo per gusto personale, per Certo. avere qualcosa di esclusivo, piace la roba nuova.
queste cose vanno a un pubblico, un investitore diverso, diciamo, completamente diverso. Se ci venite a trovare in base alla vostra esigenza, noi vi consigliamo su cosa è giusto Cosa comprare? investire. Sì, perché poi abbiamo anche dei moderni, ma fuori produzione, quindi quadrante Panda, detto Noro Bianco, anche questo sono già da 40-42 mila euro in condizioni stupende. Abbiamo diverse opportunità veramente, abbiamo i 5 cifre, detto Noro Bianco, oggi a 32 mila euro, magari ormai veramente a cifre super interessanti, e tutti full set. Abbiamo, come diceva prima Benny, abbiamo il famoso Submariner quadrante jeans, quadranti virato, un colore incredibile, scatola garanzia 1190. Abbiamo il famoso Sultano, anche questo mai lucidato, quadrante originale in zaffiri diamanti, scatola garanzia, oggi da 34-35 mila, poi vediamo, vi trattiamo sicuramente bene quando venite a vederlo. Anche questo full set, orologio in condizioni pazzesche, unico proprietario. Abbiamo un altro Panda acciaio oro, che è questo fuori produzione, quanti che non trovate più, siamo intorno a 21-22 mila euro. Insomma, abbiamo diverse opportunità di Submariner, abbiamo veramente un sacco di oggetti a cifre ragionevoli, 11 mila euro, un Submariner acciaio oro full set. Mi avevo parlato di Daytona, facciamo vedere questo lingottino che ovviamente è super conosciuto, la referenza, ma è di incredibile bellezza Sono e già le referenze sicuramente fuori produzione queste. è comunque rimane. Questo è il nuovo 2019, mi ha indossato in condizioni bellissime. Oggi che sapete benissimo, giravano a 70-80 mila euro, adesso oggi portate via 48-47 mila Sì, euro. queste poi sono referenze che ultimamente vestono tranquillamente anche le signore. Tantissime. Anzi, questa referenza, questa configurazione si potrebbe accostare benissimo anche all'Hermès che proponi Sì, con quel colore. abbiamo delle Birkin, delle Kelly, adesso ne faccio vedere una giusto per così, eccola Dietro. qua. Vi Prova così. ricordiamo che ritiriamo tutte le vostre borse di marca, Hermès, Chanel, Louis Vuitton, abbiamo comunque diverse, tutte le borse che volete ci portate qui, le visioniamo, abbiamo un servizio anche di expertise sulle borse, quindi possiamo fare anche perizia le vostre borse. Ve ne facciamo vedere una giusto per, poi abbiamo anche Chanel, abbiamo diverse, non voglio riempire il tavolo perché comunque abbiamo diverse borse pronta consegna di vari colori, bianche, nere, rosa, di colori particolari. Venite a trovarci che Birkin e di Kelly abbiamo parecchie, e quello che non abbiamo ve lo troviamo super velocemente. Abbiamo comunque poi una vetrina intera, proprio una stanza intera di borse di tutte le Anche qui ovviamente verifica sull'autenticità, marche. Tutte 99 verificate. volte su 100 c'è comunque la fattura d'acquisto direttamente del Esatto. proprietario che ha acquistato in boutique. Qualora non ci fosse si fa la verifica, ovviamente tutto fornito di lecita provenienza, insomma c'è tutto un lavoro dietro. Importante, abbiamo un più grande autenticatore americano di borse, senza farvi nome, poi venite qui, vi diciamo chi è, e ci manda l'expertise con la foto, quindi l'autentica della borsa. Siamo molto sereni anche qui di quello che vendiamo, perché anche in questo settore borse purtroppo, ricadiamo nel discorso di prima, ci sono ancora più falsi nelle borse che gli orologi, quindi state Certo, molto settore attenti. molto difficile. Proseguiamo con due Daytona Oyster Flex, che uno non nasce Oyster perché sarebbe questo chocolate fuori produzione, questo è un 2000, 2013. 2013, sì. No, C'è anche sul centinaio originale il coccodrillo poi. questo è il 2023, adesso, Ah, questo, sì, questo se, qui è no, 2000. questo qua è Oyster Flex ed è nuovo Sì, questo 2023, 2013. quadrante nero, ho sbagliato Esatto. io. Che le immagini sono a specchio e a volte mi confondo. Questo invece è un chocolate fuori produzione a cui abbiamo montato un rubber, un caoutchouc, C'è il suo perché cinturino per il coccodrillo ultimamente è molto originale. richiesto, però c'è il Sì. suo cinturino Tra cocco l'altro, il originale. chocolate arabi, insomma, è uno dei quadranti più belli. Io lo adoro questo quadrante qua, è veramente bello. A cifre, ormai è veramente interessante. Ormai ci avviciniamo poco più del listino. Comprate un fuori produzione, quindi non c'è più neanche il listino, perché oggi non potete più trovarlo con numeri arabi. Quindi, se lo volete, dovete trovarlo di secondo polso per forza. E Anche questo questi, invece è esatto, nuovo da, questi 2023. dato caso che sempre più un pubblico femminile si affaccia, noi fa piacere che il pubblico femminile sempre più spesso si sta affacciando anche a delle referenze maschili,
In questo caso, per esempio, non c'è nessun problema, qualora lo voglia una signora, possiamo procurare originale naturalmente il taglio, diciamo, di cinturino della misura adeguata che Assolutamente. viene proposto in 3 misure, generalmente viene consegnato con quella media che è quella che va, poi però se lo indossa una signora serve quello più piccolo, lo si ordina. Anche qui trovate l'orologio dei vostri sogni, magari dite costa troppo, ho due orologi ad impermuta, tre orologi ad impermuta, non è un problema, lo facciamo spessissimo, ritiriamo i vostri orologi, avete tre pezzi, ne volete uno più importante, venite qui, ve li ritiriamo e uscite con l'orologio magari alla pari, con l'orologio dei vostri sogni al polso. Assolutamente. Abbiamo la Linghi di Audemars Piguet, eccolo qua, 39 mm. 39 mm. Abbiamo un offshore, abbiamo molti di Audemars. Adesso, purtroppo, non abbiamo il tempo fisico per far vedere tutti gli Audemars che abbiamo, ma ne abbiamo veramente tanti. Quindi, bene, ricordiamo finanziamenti, ricordiamo il nostro laboratorio di orologeria di Verifica degli oreficeria, orologi. i gioielli, riti orologi, permute, valutazioni gratuite di gioielli, oro. Gli orologi. Anche se venite da fuori, ricordiamolo, via Marconi 23 a Castellanza, siamo a un passo dall'uscita dall'autostrada a Castellanza, comodissimo da raggiungere, e c'è il parcheggio, venite qua in tutta tranquillità, in tutta sicurezza. Vedete la nostra gioielleria, i nostri orologi, è tutto esposto in vetrina, le nostre borse, dovete fare il regalo a vostra moglie. Natale sembra lontano, ma è vicino, manca proprio in pochi mesi, ma io intanto dico a Ferragosto, dico Buon Natale, perché dopo 3-4 mesi è veramente Natale, scherzi a parte, dai, facciamo una battuta. E quindi vi aspettiamo qua e vedrete che soddisferemo tutte le vostre esigenze. Grazie a tutti, grazie a Benny, nostro amico Grazie a te, Benny, Mirko. Alla prossima. e grazie ai ragazzi dello staff e grazie a Rosy. Ciao, a presto.